Cari amici di Facebook, buon pomeriggio. Siamo qui al noviziato davanti alla chiesa di San Sanislao Cosca per i festeggiamenti della Madre Santissima del Lume. Ecco, ora ci sarà la processione dei novizi, che vengono i novizi da confraternita, i bambini porteranno in processione questo piccolo simulacro. E ora che saranno due, uno che è questo più grande, poi ce n'è un altro più piccolino. Ora voglio intervistare un confrate, che è Pietro Siciliano, che salutiamo. Allora, racconta in breve ai nostri amici come nasce il culto alla Madonna del Lume e cosa significa per voi, per la confraternita, questa festa oggi in questo quartiere. Allora, grazie per l'opportunità. Il culto alla Madonna del Lume nasce il 21 novembre 1722 nella chiesa alle tue spalle. La vuoi inquadrare così abbiamo un riferimento. Chiesa che è il luogo di un'apparizione. Quel giorno la Madonna è apparsa alla principessa Maria Ugo delle Favare, alla quale ha detto di voler essere dipinta su un quadro e che questo quadro girasse per il mondo attraverso l'opera dei gesuiti. Questo è avvenuto, quindi il sacerdote padre Antonio Genovesi ha preso questo quadro e l'ha portato in giro per il mondo. La Madonna, quando è apparsa, ha chiesto di essere invocata col dolce titolo di Madre Santissima del Lume, quindi Madre della Luce, luce che è Cristo. Da quel momento in poi si è diffuso il culto in tutto il mondo attraverso l'opera dei gesuiti. Siamo la Madonna del Lume è patrona di León in Messico, e abbiamo in realtà anche a Siviglia, in Spagna, abbiamo in realtà nell'America Latina, chiaramente su tutta la Sicilia, le chiese della Sicilia sono piene di quadri che raffigurano la Madonna del Lume. In ultimo siamo in contatto, oltre che Melara per esempio, che è su Bologna, sulla provincia di Bologna, abbiamo noi anche dei riferimenti nelle Filippine, Cainta, dove la Madre del Lume è la patrona della città. Mercoledì verrà qui una delegazione dalle Filippine a visitare i luoghi dell'apparizione, quindi faranno un documentario da dove il culto è nato, no? Oggi ci apprestiamo a vivere questi festeggiamenti dopo 2 anni di pandemia finalmente, quindi siamo qui in maniera fervorosa, no? A vivere questo momento di gioia con la processione dei bambini e domani con la processione dell'immagine della Madre del Lume venerata. Che esce a che ora? Esce alle ore 17. Noi saremo qua, noi saremo qua sia con dirette che con foto a documentare questa festa. E speriamo che questa chiesa possa riaprire e possa diventare anche santuario diocesano. Assolutamente, perché ne ha tutti i titoli. Dopo un'apparizione unica, forse l'unica apparizione a Palermo, se non erro. Qua Cristian mi sai dire tu se non è così. Ma penso che meriti un'attenzione maggiore di quella che è stata prestata. Assolutamente, e penso che voi con Fratenta state facendo un ottimo lavoro. Sono 300 anni che la portiamo. Ecco, avanti. Adesso ci avviciniamo alla paretta che verrà portata in processione dai novizi. Questa è un'antica tradizione che fortunatamente voi mantenete. Sì. E ora che giro farà praticamente? No, noi facciamo un giro molto ristretto, nel senso saranno 20 minuti, sono proprio le strade limitrofe alla parrocchia. No, perché oltre a questo simulacro uscirà anche il simulacro dei bambini, quello che perfetto. I piccolini, se arrivi a 4-5 anni, che stanno già moltissimo iniziato, si cresce a calcio e Madonna del Lume. Quindi, come diciamo noi, siamo cresciuti tutti così, no? È un po' come i tarantini che nascono al latte Settimana Santa, esatto. La stessa cosa è noi, calcio e Madonna del Lume. Quindi già sin da piccoli li troverai tutti con l'abitina a invocare la Madonna con le nostre giaculatorie. No? Infatti lo vedrete fra un po' quello che avverrà qui. Sì. Quindi sono contento che abbiamo, grazie a Cristian, questa opportunità di far conoscere il culto e la festa della Madre Santa Serva in giro per il mondo. E certo, allora, qua abbiamo anche Carlos, che è veramente un ermano onorario. Già da tanti anni che ormai viene qua la Madre del Lume, e domani ovviamente sarà presente sia alla celebrazione di mattina che alla processione. Sì, stanno per la prima volta, mi ha promesso di uscire alla Madonna insieme a noi. E noi saremo qua, faremo foto, ecco. Va bene, allora cari amici di Facebook, ora io stacco la diretta, grazie a Pietro Siciliano. Mi piace alternare le dirette con delle interviste, che è giusto che raccontino anche gli altri la storia, ecco, questa è la cosa importante. Fra un po' vi pubblicherò foto, qualche video di questa breve processione dei novizi, che a livello antropologico ha un valore inestimabile, cioè un valore veramente interessante. Vi do appuntamento anche domani, saremo anche qua, c'è il mio amico Antonio Ferrante, fotografo.
e vi do appuntamento anche domani qui alla processione. Domani ci sarà anche la Madonna del Carmine, ma quest'anno, dato che sono assieme a Carlos, mi farò la Madonna del Lume, anche perché sono legato anche particolarmente anche a questa devozione. Un caro saluto a tutti, con tutto cuore, e che bello San Celone, viva Maronna Lume!